Siamo partiti fortissimo perché avevamo grosse motivazioni. Vedendo già i risultati del pomeriggio sapevamo che era un'ultima spiaggia, perché se perdevi oggi stasera eri penultimo. E quindi ci hanno dato qualcosa in più per dire dobbiamo mettercela tutta, perché adesso mai più. Ci siamo fatti forza tutti insieme e abbiamo affrontato la partita nel modo giusto e ci siamo uniti per l'obiettivo, ecco. Sì, non posso dire che è stata una partita come tutte le altre, perché fino a 3 mesi fa sono stato 2 anni e mezzo, sono stato bene a Monza, ho fatto 90 partite. A Verona sarà una guerra così, nel loro campo, con la loro gente. Adesso ci godiamo questa vittoria da martedì sotto, a pensare alla partita di domenica, che per come si era messa la stagione fino a 2 mesi fa è una bella occasione da sfruttare. Sì, siamo stati veramente bravi di fronte, avevamo una squadra fortissima secondo me. Oggi è uscita fuori la necessità di fare punti dopo i risultati del pomeriggio, che non hanno fatto altro che aggiungere un po' di pepe. Non potevamo sbagliare, manteniamo la stessa situazione di questa settimana con una gara in meno e soprattutto raggiungiamo altre squadre, che quindi la quota salvezza continua a diventare molto intercambiabile ogni giornata che passa. Avevamo di fronte una squadra veramente forte, ho cercato di guardare le caratteristiche dei giocatori e di cercare di immaginare come potevano schierarsi in campo, poi una volta visti alla fine poi la differenza più che la conoscenza la fa l'interpretazione della gara, e oggi i miei ragazzi sono stati bravissimi. Affrontare una squadra come il Monza, l'ho detto prima, è sempre particolarmente difficile per la caratura dei giocatori che ha a disposizione e quindi di conseguenza per la forza della squadra in generale. Probabilmente oggi hanno perso qualcosa per il fatto di dover affrontare la Coppa Italia tra 3 giorni, e noi però siamo stati bravi a sfruttarlo grazie a un atteggiamento che non sempre siamo riusciti ad avere. Invece oggi, probabilmente visti anche i risultati del pomeriggio, questi ci hanno tirato fuori tutto quello che avevamo dentro.